Buongiorno amica, bentornati sul canale. Siamo qui oggi con mamma Rita. Ciao madre. Ciao Rita. E ci facciamo merenda e apriamo un pacco della Lush. Mamma, puoi gentilmente raccontare perché apriamo un pacco della Lush? Perché tu hai fatto un... No. No, così sembra, tu sembra che la colpa è mia. Ho gli occhiali sporchi, ti vergogni di me? No. Mamma. C'era tra voi, detto forse, un numero di peanuts in cui Linus deve cominciare a usare, a portare gli occhiali perché non ci vede e dice proprio, perché se lo, come si fa a tenere gli occhiali puliti? Infatti io non capisco, tu è come vero. Faccia ad averceli sempre puliti? Perché li lavo tutti i giorni. Ah, ecco. C'era un tassello che mi manca. No, perché non è che io ho fatto il video, tu dopo che hai visto il video di San Valentino hai esatto, detto... Perché tu hai fatto il video di San Valentino sì. E hai fatto vedere tutte le cose della Lush. E allora... Ti è venuta la scoppia. E certo. E certo. Ok, allora che apriamo. Bello. Madonna, senti che profumo. Sì, sì. Guardate che bello. Allora, la prima è questa qua, Floating Flower. È una bomba da bagno, quindi sono di quelle che buttate nella vasca e colorano l'acqua ma non fanno la schiuma. Questa l'hai scelta tu, guarda che bello il fiore dentro. È splendido. E l'acqua diventa azzurra. L'avevo messo su internet. Sì, bellissimo. Non me lo immaginavo così il profumo, però è buono. Ma poi è un fiore vero. Secondo me è un fiore vero. Di cosa sa secondo te? Ne abbiamo prese due. T'ha dato alla testa. Sono vera, cioè, mamma Rita l'ha scelta principalmente per il colore, perché ho visto che appunto l'acqua veniva azzurra. Io non volevo vedere, però lei giustamente. Direi proprio che sono fiori veri quelli dentro, né madre? Bellissimi. Sì. Bellissimi. Nel dubbio. Belli. Anche fossero finti, che ci frega. Poi. Non c'è più niente, è uno scherzo. Che ridere. Madonna, quanti ne hanno messi. No, ah, mamma, lì c'è forse quello della lavanda. Ecco. Questo qua non è di San Valentino, è uno di quelli che c'è tutto l'anno. Adesso mi sfugge il nome, aspetta un attimo che non l'abbiamo detto. Neanche, sì, prima l'avevo detto Floating Flower. Questo qua invece è French Kiss, che è uno spumante da bagno alla lavanda, di quelli che si possono spezzettare, si sbriciola mentre si riempie la vasca e poi viene la schiuma, oltre a far venire l'acqua colorata. E... Oh madre, sa di lavanda. È squisito, sa proprio di lavanda, senti? Sì. Buonissimo, buono, vero? Buono, buono. Oh, questo se l'è preso mamma Rita per lei, perché lei ama tanto la lavanda. Sì. Anche io. Dammene un pezzo! Sì, ma poi sono talmente tanto grandi che uno non è che lo usa tutto. Sì, poi lo daremo ai nostri nipoti, ai figli dei nostri nipoti, via. Oh, mamma, questo quello gigante, che io l'avevo visto in negozio questo. Oh santo cielo, l'ho già rotto. No, mamma. Ah no, è solo si mette ah, solo. Ok. Che bello. Che allora, questo si chiama Love Locket, super bomba da bagno, 200 grammi di palletta, 200? 240 grammi di palletta. È gigantesco. Madonna. Ah, tipo, questa qua è una palletta classica. Questa. Questo qua gigante. E praticamente questo pezzo qua, che figo, non avevo mica capito, si toglie, c'ha questo foro e dentro ci sono, oh madre, tanti piccoli cuoricini. Oh, e questo è un solo bagno, chi lo usa anche questo? Profumo, tu. Allora, di cosa sa mamma? Ricordi, il tuo contratto dice questo. È buonissimo. Sì, no, sì, certo, è buonissimo. È buonissimo. No, di caramelle, io direi. Ah, sì? Sì, sul marshmallows come genere, ah, secondo sì, me. Sì. Senti un po'. Marshmallows. Sì. Marshmallows, zucchero filato, quel genere lì. Bellissimo, guardate che cosa era. E questo è solo per San Valentino, quindi se siete ancora in tempo per quando esce il video per prenderlo per San Valentino per il vostro amore. Perché è passato San Valentino e basta, non c'è più. Esatto. Ma ce n'è una anche Floating. No, la tua madre. Ma non ci posso. Gira un po' le balle ugualmente, devo dire la verità. Vabbè. Però fa lo stesso. No, fa lo stesso. Uno si potrebbe fare il bagno dentro. Eh sì, anche. Mamma, il mio. Forse l'avevi preso anche tu questo. No, sì, tutte e due, fantastico. Unicorn Horn. Che figo. Si tirano la punta. Ah,
Al mio si è rotto la punta. Vabbè. Ma senti il profumo, madre, non ti devi concentrare. E questo come si usa? Questo si sbriciola. Ah, quindi fa la schiuma? Fa la schiuma e colora l'acqua. Ah, ecco. Che buono che è. Questo è un mix tra fiori e dolce, direi. Tu vuoi sempre dire solo che è buonissimo? Quindi l'acqua si colora di questi colori? Boh, vedremo. Oh no! Come omaggio hanno messo un pezzo di sapone, che è una cosa figa, ma purtroppo hanno messo Karma. È un loro sapone storico che c'è sempre, che io detesto. Sai cosa mi ricorda a me? Non so, l'incenso. Ma buono. Ecco, io odio l'incenso, come odio l'anice. È vero che sembra incenso? Sì. Che schifo, mamma, buonissimo. Io te lo giuro. Io li odio. Beh, questo è mio. Allora. Ah, su questo non ci pioveva. Buono. Mamma, ma ti rendi conto? Buonissimo. Lo schifo di questo sapone. Sapone... all'incenso. Kama. Karma. Mi scritto talmente... Kama! Il Kama vuol dire desiderio. Kama! E poi... oh, questa mia. Questa qua è... non mi ricordo se questa è una palletta da bagno. Sì, bomba da bagno. Anche questa si usa sempre per San Valentino. If you know what I mean. Questa qua... senti? Interessante questa. Pronto. Che meraviglia. Ma senti che profumo. Possiamo vivere qua per sempre? Sì. Che meraviglia. Che bello. Ma guarda che bei colori. Guardate, allora, io amo i colori freddi. Da sempre. Guardate la meraviglia del celeste, il rosa, il turchese, l'azzurro, il viola. E poi sto schifo. Ma sto schifo. E poi lo schifo di questo colore. Non è vero. E anche l'odore. Non è vero, invece è buonissimo. È terribile, madre. È terribile. Sono allibita da tutto che questo. Oh, ci farei appunto i saponi. Buonissimo. La poverina sta a farfalla, guarda, mi dispiace un sacco. È il modo bello di festeggiarsi a San Valentino. Sì. È verissimo, davvero. Ci si vuol bene, ci si festeggia e ci si fa un bel bagno. Quindi, questo mese c'è San Valentino. Ebbene, sì. Poi, l'avevamo intuito, sì. A marzo c'è l'incontro al rifugio Veletta. Di quando? Il 7? Non lo so. In caso di pioggia il 14. Sì. 7 marzo dalle 15 alle 17.30. Per partecipare basta mandarci un'email all'SRL james@jamesmorrison@hotmail.it. Vi aspetto, non vedo l'ora. Che belle. Sarà praticamente come la visita solita, quindi si fa la visita del rifugio, si conoscono tutti gli animali e ci sarà però modo anche di conoscerci di persona e io parlerò un po' e poi a una certa chi non vorrà più ascoltarmi potrà tirarmi un cazzotto e mettermi a tacere per sempre. E poi di nuovo è possibile incontrare Juvenque a aprile, però questa volta a Trapani. No. Ratatouille. No, ad aprile a Verona. Ah, scusa, ho sbagliato. Oh, com'è bello avere il sostegno della famiglia. Mi sono confusa. Hai ragione. Sì, lo so. Ad aprile a Verona, da Dulcamare, da Monica e Matteo. Matteo. 5 aprile. Che sarà una colazione. Sì, una colazione che poi fatta da lei sembra, no? Sì, una roba. Sarà un po' stile Alice nel Paese delle Meraviglie. Perché quel locale lì è Alice nel Paese delle Meraviglie, una figata. Cioè, si mangia veramente. Sì, da Dio, bellissimo. E aspetta dalle 9:30 a mezzogiorno. E anche lì basta mandare l'email. E la colazione ha un prezzo fisso di 10 euro. Ti porterò sicuramente dei dolcetti. Grazie. Ah, scusate, ma Marita al biletto ovviamente viene. La Dulcamara secondo te è difficile. Ah, sì. Però invece ci sarai sicuramente al terzo. A maggio, a Torino, da Ratatouille. Quanto ami Ratatouille, mamma? Il giorno? Il 10 maggio, no, 10 io lo so. Ecco. E mamma mia, che buono. Ci sono dei dolci, ma anche salato. Pasticcini squisiti, veramente. C'erano i funghetti, quelli col cioccolato, con la panna. Buonissimo. Quanto ami quel locale, madre? Veramente, veramente, veramente squisito. Ci eravamo divertiti un sacco. Sì, sì. Zia Bianca, vogliamo uno. Quanto costa la baracca? Così, davvero? Lanciando i soldi così. Eh sì, no, è uno sbaglio. Eh sì, è bellissimo. È incredibile.
Veramente, è un momento splendido, perché vabbè, voi incontrerete Juveg, parlerete con lei, eccetera. E mi immagino. Poi si mangia anche da Dio. Eh no, sì, certo, come no. Ma soprattutto venite a conoscere mamma Rita. Ma, no, dai. E zia Bianca, scusate, no. Adesso non mi parlerà più, non sarà no. più sul testamento di famiglia. Succederanno delle cose adesso per questa frase che ho detto, sì, non sì, ci vabbè. Parleremo, vabbè. Mi prenderà tutte le pallette. Sei una figlia schifosa. No. Quindi, scusa quindi, madre. San Valentino a febbraio, marzo Miletta, aprile Verona, Dulcamara, maggio Ratatouille, Torino. Ce n'è una al mese. Più di così. A giugno, poi l'estate, siamo a posto. E anche questo 2020 è fatto. Buon San Valentino. Buon San Valentino, madre. Dila. Ma non possiamo almeno salutare un attimo? Ah. Tipo con affetto e per sempre. Sai sì, quella cosa? Esatto, scusa. Nulla ci mancherebbe. Grazie mille per aver seguito il video. Noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Con affetto. Ora e per sempre. Vega. Vega. Ciao, 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 ciao.